riusciremo a fare un'intervista seria con Leonardo Puliti? Per la legge dei grandi numeri a volte avviene l'intervista seria. Dopo quante non serie? Non lo so, ho perso il conto ormai. Domanda seria, questi playoff hanno il marchio Puliti, è vero o no? Io spero di sì e continuo a sperare di sì. Fino adesso è andata bene, stiamo giocando bene, sto giocando, quindi va bene, ci piace e speriamo che continui così. Ma stai giocando ed era da un po' che non ti succedeva di partire titolare. Sono molto contento, sono soddisfatto e ripeto, spero che le cose continuino ad andare bene per la squadra e in questa direzione. Perché qui a Palaiper contro Ortona prima del tie break non si finisce mai? No, esatto, è una maledizione. È una squadra comunque fortissima, forte, stanno sempre attaccati al risultato. Noi, come nelle scorse partite, abbiamo magari concesso un po' troppo, facendo un po' troppi errori al servizio, in difesa, così, ma ovviamente la squadra in là c'è e bisogna contrastarla, ecco. Il recupero di Ortona, dopo che voi siete stati sul 2-0, è stato più merito loro o demerito vostro? Fisti fisti, 50 e 50, dai. No, è stato sia per demerito nostro che per bravura loro, obiettivamente. Sono sempre stati attaccati alla partita, come ho detto prima, non hanno mai mollato e non ci hanno concesso nulla. Una splendida prestazione tua in ricezione oggi. È una battuta o... dai. Non ho neanche visto le percentuali, eh. Beh, di solito ricevo meglio. A parte gli scherzi, loro con la loro battuta, insomma, oggi vi hanno messo un po' in difficoltà. Sono una squadra che batte veramente bene e noi abbiamo fatto fatica, ma ci sta, è il gioco. Domenica, la domenica di Pasqua, cosa tirate fuori dall'uovo? Un altro 3-0 come ritorno in campionato o la vedete un pochettino più combattuta la situazione? Penso che adesso non ci siano più partite facili, anche perché ogni partita è decisiva per il continuo delle due squadre e per questo motivo non sarà di certo una passeggiata il giorno di Pasqua, anzi sarà molto molto dura, quindi speriamo bene, ci armeremo di buona volontà e speriamo bene. Noi sappiamo che sei in contatto con la creme della creme dei reality in televisione. Volevamo un commento da parte di Flavio Briatore, che sappiamo insomma essere un tuo grande amico. Di Flavio? Nel successo o nel sogno? Successo? Io penso che vincere i playoff sia degno di una squadra del top. E quindi dai, forza, facciamo questi playoff. Oggi la facciamo breve. Però ci rivediamo, chiamali, nel frattempo avvisali. Le bocce di cristal con gli arabi e la sciabola, dai. Leo, grazie, schiacciami sto 5. Schiaccio così.